Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo incredibile live del Doesn't Matter Podcast. È l'unico programma che viene da tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 21 alle 23, qui su Twitch con Daniele Doesn't Matter, che sono me, e Jimmy The Fear, che sono io, che sei te. Che bello, il giovedì ragazzi, il giovedì succedono un sacco di cose incredibili nel Doesn't Matter Podcast. E tra queste parleremo di Il monolite non si ferma, Faccia da gatto. Poi avremo il genio del giorno, che è la reclusione forzata, il trasporto eccezionale, le news flash e infine parleremo dell'angolo della morte. Guarda che cosa c'è nello schermo, Jimmy, dovresti essere ben contento. Sta cazzo di lastra. Dopo un giorno di pausa si torna a parlare del nostro monolite preferito. Per riassumere brevemente la vicenda per chi non la conoscesse ancora: il 18 novembre venne ritrovato questo monolite di metallo nel deserto dello Utah. Nessuno sa chi l'abbia fatto e chi l'abbia messo lì. La notte del 27 novembre il monolite scompare nel nulla, per poi riapparire il 27 novembre stesso dall'altra parte del mondo, precisamente in Romania. E oggi abbiamo nuovi aggiornamenti. Il monolite è scomparso il 1 dicembre anche dalla Romania ed è stato ritrovato ieri in California. Sta facendo il giro del mondo questo monolite. Precisamente si trova... Mettemelo stesso. Non credo. E questo è il bello. Precisamente ora si trova in cima alla Pine Mountain ed è stato raggiunto da dozzine di escursionisti che hanno verificato che l'obelisco ha tre facce, sembra essere fatto in acciaio inossidabile ed è saldato ad ogni angolo. A differenza di quello dello Utah, questo sembra leggermente instabile. Insomma, al momento non sappiamo ancora la verità riguardo a questo misterioso monolite, però personalmente la storia mi affascina tantissimo, a differenza di Jimmy che lo chiama la piastra da stiro. No, non lo so, questa storia non ho capito. Spunder, cioè, sta diventando anche sempre sul pseudo ridicolo, dal punto di vista che non può essere più una cosa alieni o cose strane. Cioè, secondo me è qualcuno che mette appositamente questo monolite per fare notizia di posto in posto, anche perché non sono tutti e tre uguali, se non sbaglio. Il monolite, quello di il monolite, perché cammina, si accende, per quello si sposta, perché è un monolite. Galina Bukevaskaya è un'artista di Photoshop che ama da morire i gatti. Non chiedetemi di ripetere il nome perché non riuscirò a farlo. Non ci sono riuscito neanche la prima volta. Li ama così tanto che si è posto una domanda fondamentale: se tutti gli animali avessero la faccia da gatto? Così, per rispondere a questa domanda emblematica che tiene sveglia i filosofi e la scienza da anni, Galina ha aperto Photoshop e ha deciso di photoshoppare la faccia dei gatti su qualsiasi tipo di animale. Si è fatta prendere così tanto dalla cosa che ha realizzato più di 110 fotomontaggi. Noi ne abbiamo raccolti 20 e ora li votiamo insieme. Il gallo micio lo trovo orribile. Inquietante. Guarda che faccia che ha con la linguetta di fuori. È orribile, è inquietante. È assolutamente qualcosa di mostruoso. Uno. Fa culo il gallo micio. Allora, vediamo cosa ne pensi del gatto panda. Oh, gatto panda 8. Guarda come si è sciolto già Jimmy, ha visto gli occhioni teneri. Oh, bello il gatto panda. Passiamo al più comune, il pesce gatto. Immagina questa tizia che si è messa lì e ha detto: io adesso photoshoppo le facce dei gatti sugli animali. E non ci sono cazzi. Appunto perché non ci sono cazzi, ho avuto il tempo di photoshoppare i gatti sugli animali. Il problema è stato proprio quello, l'assenza di cazzo. Poi abbiamo il riccio, la fusione tra il riccio e il micio. Fantastico, questo 10. Passiamo al maestoso focatto, il gatto foca. Questo non lo so. Adesso cominci con quella risata che mi ammazza. Non lo so perché, tipo, mi fanno ridere. C'ha le manine, certo, piccoline. Sì, capito, questa cosa così. Come non meravigliarsi davanti al gufatto. Questo 10. È arrabbiato. Questa è la faccia di Monica quando gli dici che non è capace a fare il caffè. Ma che vuoi? Se che vuoi, che segreto hai fatto?
Dopo il gufatto, scendiamo nelle profondità marine e ammiriamo il Gattaruga. Questo non mi piace perché anche il collo, vedi, c'ha tipo la cosa di tartaruga e poi c'è sembra tipo la maschera di gatto. Non mi piace, non è venuto bene questo fotomontaggio. Fa culo galina, doveva impegnarsi di più. Dopo il Gattaruga, torniamo in superficie e apprezziamo il coatto. Il gatto koala. Questo è più carino, però non mi batte per il momento il gufo. Lasciati stupire dall'incredibile lamicio. Il lama amicio. No, questo è orrendo, questo collo è orrendo. È orrendo, questo è bruttico. Due. Se non ti ha stupito l'incredibile lamicio, perché non lasciarsi tentare da un bellissimo esemplare di giraffatto? Giraffatto fantastico, eh. 9. Potrebbe anche impressionarti il fantasmagorico pagliatto, il gatto pagliaccio. No, non mi piace. 2. Un posto speciale lo riserviamo anche al micio maca. Ingazzatissimo questo mio. E vorrei vedere te vivere con una conchiglia sulla schiena. Salutate con grande affetto il gattante, il gatto elefante. C'ha la cefalea, guarda che cazzo di testa che ha, gonfia, piena. Sembra di Megamind. Sì, appunto. Allora magari ti farai affascinare dal dispettoso scimmiatto. Scimmia ci sta però. Sì, potrebbe essere un animale plausibile. Rimanete a bocca aperta di fronte allo splendido pappagatto. Ma perché parli come quello del circo che deve... Perché abbiamo degli animali fantastici stasera. Dobbiamo presentarli. Sei quello degli anni 80. Entrate qua dentro e vedete. Esatto. L'uomo contro l'animale. Gustatevi il simpatico capratto, noto anche come gatto capra. E ora temete l'ira annunciato prima del gattobra. Il gatto cobra. Immergetevi nel più grande produttore di latte felino, il muccatto. E che dire del bellissimo gatto ceronte. Dai, gatto ceronte 10. E magari il finale ti farà cambiare idea, perché concludiamo il nostro tour felino con un grande classico, il gatto potamo. sembra un gatto obeso e basta. Il gatto potamo a me piace un casino. È bellissimo, questo 10. Allora, notizie flash ce n'è soltanto una oggi, molto rapida, ovvero questa immagine che state vedendo. Si tratta di un'illusione ottica che sta facendo il giro del web dividendo le persone. C'è chi dice che l'immagine sia statica e chi dice che invece sia in movimento. L'immagine è assolutamente statica, ma il cambio dei colori crea l'illusione ottica del movimento. Il premio genio del giorno di oggi, caro Jimmy, viene consegnato senza ombra di dubbio ad una signora di 70 anni di Stoccolma. Qualche anno fa, quando la signora aveva 42 anni, senti bene che è una storia allucinante, ha deciso di togliere suo figlio dalla scuola quando il ragazzino aveva 12-13 anni. 42 anni aveva? La signora aveva, quando la signora aveva 42 anni. Ah, ok. E suo figlio, 12-13 anni, l'ha tolto dalla scuola. Ok. Altre mamme si sono insospettite di questa mossa, ma hanno poi pensato che il bambino fosse andato a vivere con altri parenti in un'altra città, perché in giro non si fece più vedere. La signora c'era, ma il bambino era sparito. Qualche giorno fa la nostra tenera signora di 70 anni è finita in ospedale perché si sentiva poco bene. Allora cosa è successo? Una parente della signora ha pensato: sai che c'è? Quel bambino non lo vedo nemmeno io da 28 anni. Proviamo ad andare a casa della signora. Entrando nell'abitazione, questa parente ha trovato un 41enne in gravi condizioni di sporcizia, che parlava in maniera confusa, senza la maggior parte dei denti e parecchio denutrito. Ora, la tenera vecchietta di 70 anni è accusata di detenzione illegale, lesioni personali e gravi per aver tenuto segregato suo figlio per ben 28 anni. La sua giustificazione era: non volevo che si facesse male. Ma che cazzo è? Che storia inquietante è? Veramente una storia inquietante, ma mi fa ridere sua madre, Dio Cristo. Mi fa ridere sua madre che dice: non volevo si facesse male. L'ha tenuto segregato in casa per 28 anni. Ora vi faccio vedere un piccolo video e vi faccio un quiz. Secondo voi, anche mi risponderai tu, Jimmy. Secondo te, cosa c'è dentro quella scatola alzata da una gru? Come faccio a saperlo?
Prova a sparare. Secondo te che cosa stanno sollevando in questa scatola? Boh, penso qualcosa dei lavori. Cemento, materiale edile. E invece... E invece... Un pianoforte. No, non c'è materiale edile, non c'è un pianoforte, ma c'è Alain Penabier, un uomo francese di 53 anni che ha raggiunto i 300 kg di peso. Sono servite una cinquantina di persone, tra pompieri, medici e poliziotti, per riuscire a salvarlo e poterlo portare fuori da casa sua. A causa del suo peso era da giorni immobile, sdraiato sul suo pavimento, non riuscendo più a muoversi. L'unico modo per tirarlo fuori è stato inserirlo in un container e sollevarlo di conseguenza con la gru per portarlo in ospedale. E lui entra nel genio del giorno. Chiaramente ci dispiace per lui, poverino. Pensa che roba, arrivare al certo punto che continui a mangiare diventi così... Cioè, ci sarà un punto dove dici no, forse è meglio che smetto? Apriamo l'angolo della morte di oggi con la scomparsa di Franco Giraldi, sceneggiatore, regista e critico cinematografico, si spegne all'età di 89 anni. Era morto apposta perché era una persona che conosceva Federico e oggi Federico non c'è. Non so te. Io non so chi sia. Neanch'io. A raggiungere Franco Giraldi ci pensa... Ma che ne sai se lo conosce Federico? Perché è un regista, sicuramente lo conosce, cioè nel senso era un omaggio a lui. Dice, vabbè, un regista, Jimmy. Non si conoscono tutti. Sì, è una cricca. A raggiungere Franco Giraldi ci pensa Valéry Giscard d'Estaing, ex presidente francese che muore a 94 anni a causa del COVID. Però a 94 anni, cioè. Anche rotto i coglioni. 94 anni voleva morire per qualsiasi cosa. Sì, infatti. Cosa... Cioè, colpa del COVID mi sembra un po' così. Cioè, non poteva morire per un soffio di vento. La moglie ha chiuso troppo velocemente la porta. La folata l'ha ammazzato. Cioè, 94 anni, cazzo. Cioè, ci metterei la firma. E invece, a chiudere l'angolo della morte se ne occupa Hugh Keys Byrne, attore celebre per aver interpretato Immortan Joe in Mad Max Fury Road, morto all'età di 73 anni. L'hai visto Mad Max Fury Road, Jimmy? Yes. Figo, quel film. Guarda, Fede, Mad Max è un film di merda. Il silenzio. Guardate che bello. Che cos'è Mad Max Fury Road? È un film, Federico. Che cos'è un film? Povero Fede. Ragazzi, la live di oggi finisce qui. Bastardo. Spero che vi siate divertiti. Noi ci vediamo domani su YouTube con questa puntata rimontata. Va bene, sì. Ragazzi, vi auguro una buona notte.